Ciao Rico. Ciao. Allora, complimenti per il gol che stavi crescendo, avevamo avuto modo di dircelo. Il terzo gol che fai con la maglia del Parma, tutti al Tardini, quindi porta anche bene ormai questa ricorrenza. Di testa, è un po' una novità forse questa. Sì, io ho la fortuna di avere un discreto salto, una discreta elevazione. E poi avevamo provato in settimana questo schema con Estevez, che mi ha messo una grandissima palla e poi niente, ho saltato e è andata bene, dai, sono contento. Sulla tua crescita, che è costante di giornata in giornata, insomma vai migliorando, nel secondo tempo hai anche avuto più possibilità per arare quella fascia destra, sei andato anche in fondo fino a fare dei cross, insomma stai diventando un terzino moderno molto completo. Sì, questo penso che sia anche grazie alla squadra, perché ovviamente noi mettiamo a disposizione le nostre qualità, ma c'è la crescita individuale, ma è grazie alla squadra che comunque ognuno mettendo in campo le proprie prestazioni dà una mano fondamentale alla squadra. E nulla, l'anno scorso giocavamo a tre, perciò ero un braccetto e quindi ero più un difensore, mentre quest'anno giocando a quattro ho più l'opportunità di spingermi in avanti. Sul campionato, adesso in attesa dei rientri dei tuoi compagni anche dai rispettivi infortuni, che idee ti stai facendo, dove potete arrivare? C'è un dato però che fa ben sperare, che è il fatto che questa squadra non sbagli mai l'approccio, è la squadra che ha segnato più gol nei primi tempi, quindi questo dimostra come siate sempre lì sul pezzo, non sbagliate mai. Sì, l'approccio alla partita. Era una cosa di cui avevamo parlato anche col mister, che era importante sia fuori casa ma soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi partire bene, e lo stiamo dimostrando. E poi è vero, abbiamo avuto diverse assenze, però abbiamo dato la dimostrazione sia alle altre partite con il Frosinone, Regina, che anche quest'oggi, che gli 11 che vanno in campo più i 4-5 che entrano danno sempre delle ottime risposte, soprattutto come dicevi te dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'intensità, e quindi è sicuramente una forza del gruppo. Ciao Enrico, cosa vi siete detti in questa situazione d'emergenza prima della partita? Come avete fatto a compattarvi in un momento comunque delicato? Sì, noi sapevamo delle assenze, che erano assenze comunque abbastanza pesanti, ma come ho detto prima, dopo quando arriva la partita si resetta tutto, e noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo numeroso di gente forte, e quindi questo ha dato la dimostrazione di essere scesi in campo, di fare comunque una bella partita, di portare a casa la vittoria. Alla fine è quello che conta, con 11 giocatori più quelli che entrano, dare intensità, dare entusiasmo e forza, e va sottolineato anche la mano che ci ha dato il pubblico, perché io da dentro il campo sinceramente gli ultimi 5-10 minuti, quando ho sentito la curva e tutta la tribuna tifare, dare una mano alla squadra, ho visto una reazione anche dei miei compagni nel dire dai, non molliamo, cerchiamo di portare a casa questa vittoria, e sicuramente ci hanno dato una grossa mano anche loro. Tu che c'eri già l'anno scorso, ti chiedo cosa in più questa squadra rispetto alla passata stagione? Ma come ho sottolineato prima, questa intensità, questa forza del gruppo che quando scendiamo in campo, soprattutto in casa, riusciamo sempre ad avere il giusto atteggiamento, a sbloccare le partite. E poi, come è successo con Regina, Frosinone, anche oggi in casa, siamo bravi nel momento in cui dobbiamo soffrire a tenere duro, a compattarci e portare a casa la vittoria. Sei il giocatore crociato più utilizzato, ti chiedo se ti senti un leader di questo gruppo. No, diciamo che tutte le persone che sono qua dall'anno scorso o anche da altri anni devono dare una mano in più. E poi ringrazio appunto il mister che mi sta dando fiducia, però sono noi tutti i giocatori siamo a disposizione del mister. Chi viene chiamato di più, chi viene chiamato in causa di meno, è pronto sempre a dare il massimo, e questa è la dimostrazione. Giancarlo, avete avuto qualche momento di timore, considerato che a un certo punto il Como sta gettando così oltre l'ostacolo, hai avuto questa sensazione anche in campo? Sì, noi avevamo sbloccato la partita nel primo tempo, poi il secondo tempo ci siamo compattati. È normale che dopo, quando una squadra sta perdendo, cerca con palle lunghe, poi loro avevano Cherry, che è un attaccante fisicamente molto forte, di metterci pressione con queste palle in avanti e cercare di recuperare il risultato. Però io penso che, a parte qualche occasione, non abbiamo sofferto poi così tanto in termini di occasioni, di tiri. È vero, qualche cross l'abbiamo concesso, ma abbiamo sempre difeso bene, e
alla fine quello che conta è portare a casa la vittoria, no? Quindi ci siamo riusciti, è andata bene. Parliamo del tuo gol, un gol segnato in grande elevazione, perché praticamente sei trattato da fermo. Sì, sono partito da fuori l'area e poi, come detto prima, è stata la maggior parte delle volte è la palla che ti fa fare la differenza, perché io ho dovuto impattarla, l'ho impattata bene, ma la palla di Estevez è stata una grandissima palla. E poi sì, ho sfruttato la mia qualità, che è l'elevazione, e è andata bene, dai. Anche perché davanti a te c'erano due difensori. Sì. Praticamente li hai superati. Sì, sì. Parlare di uno schema disposto e provato in allenamento. Sì, abbiamo provato in allenamento questo schema, questa palla che io partivo da fuori e entravo. È stato tutto giusto, la palla, l'inserimento, è andata bene. Sono contento di questo. Per chiudere, quindi non solo avete maggior grinta, volontà, è una squadra che si vede ben diversa da quella dell'anno scorso, nella quale tu eri presente, ma anche riuscite a sfruttare degli schemi che in passato non sono mai stati sfruttati. Sì, sì, noi abbiamo una squadra fortunatamente molto fisica, soprattutto in queste settimane abbiamo provato diverse soluzioni da palla ferma, perché in tante partite, quando non riesci a sbloccarla con l'azione corale, è importante anche la palla inattiva. Sappiamo che noi siamo una squadra fisica e dobbiamo sfruttarla, e infatti anche le scorse partite abbiamo avuto diverse occasioni, diversi gol da palla inattiva, e quindi dobbiamo continuare così. Sì. Sì. Grazie a tutti, grazie. Buona serata. Salve.